Quando io metto a fuoco un obiettivo, spam, trovo la strada sempre più breve per conseguirlo. E questo sono il top. Giulio Spadone è una specie di piccolo Superman. Zazzera e barbona rossiccia, già da naufrago ma oggi da dandy hipster, è il vero genio problem solving dello studio di architettura dove lavora e del suo poco vispo presidente, della mogliettina scemina alle prese con dieta e viaggi esotici, dell'amico giardiniere mollato dalla fidanzata, del giovane artistoide in rotta col padre ben pensante. Per tutti ha un consiglio saggio, uno stimolo positivo, un'idea vincente, la giusta chiave per aprire la serratura. È il loro idolo, il loro punto di riferimento. Aiutami, Giulio. Io senza te non vivo. Ma qualcosa in lui si incrina, comincia una terapia psicanalitica affrontata dapprima con l'abituale spavalderia, ma poi la pressione della performance continua, dopo qualche avvisaglia, raggiunge il punto critico al momento del conferimento di un prestigioso premio d'architettura ed ecco che il controllatissimo Superman ritrova la sua criptonite e smatta a ripetizione. Con rimprovvise follie liberatorie, di volta in volta assurde, ridicole, violente o scene, mandando a sua volta in crisi la piccola galassia umana che gli si affidava. Segue rivoluzione interiore, apertura di serrature nel cervello e rinascita in nome della valorizzazione della normalità e dell'imperfezione con tanto di fervorino conclusivo. Il fenomeno Alessandro Riccio in prima nazionale al Fiorentino Teatro di Rifredi con questo suo nuovo ambizioso lavoro, Serrature, fa centro ancora una volta sul piano della risposta di pubblico, sala stracolma, risate, applausi a scena aperta, ovazione finale. Le perplessità del critico stanno a zero. Del resto Riccio, anche autore e regista tentato da costruzione di non banale montaggio incrociato delle scene o di piano sequenza testuale, ma poi innamorato di parrucche e posticci vecchio stile, si conferma attore comico dotato e attorno a lui non demeritano sia pure in ruoli stereotipati i comprimari, in particolare i più collaudati ed esperti, Amerigo Fontani, Piera Dabizzi e su tutti Daniela D'Argento Donati nel ruolo della psicanalista. Riesce sempre a trovare la chiave per qualunque